76 anni di mito. La Jeep Wrangler, più che un'auto, è un monumento dell'automobilismo. Conosciuta per decenni con il solo nome Jeep, divenuto poi marchio, la Wrangler contende alla Land Rover, poi nominata Defender, la nascita dell'idea di fuoristrada. Il suo nome infatti è la contrazione di General Purpose Vehicle, veicolo multiuso in pratica. Nata come MB e derivata da un prototipo della Bantam Car Company, venne prodotta prima come veicolo militare e poi civile dalla Willys Overland. La Jeep poi fu l'unico riferimento produttivo della Kaiser, che poi divenne AMC, American Motor Company, finché non arrivò in casa Chrysler nel 1987. Ora, la Jeep Wrangler è l'icona del gruppo FCA e dopo 10 anni di lunga carriera nell'ultima versione, la JK, si rinnova profondamente, anzi si ripresenta tutta nuova e con una nuova sigla, JL. Sì, perché la Wrangler, presentata al Los Angeles Auto Show, non è di certo un restyling, pur se uno sguardo superficiale potrebbe dare questa impressione. Ma non poteva essere altrimenti, perché intaccare l'immagine iconica della capostipite delle auto off-road sarebbe stato un vero crimine. Sul piano estetico, quindi, le differenze con la JK non sono evidenti, ma sono importanti. Il frontale è più lungo ed il parabrezza più inclinato sono i tratti di maggior differenza, ma ci sono anche una serie di caratterizzazioni estetiche che la rendono più moderna e grintosa, a partire dalle prese d'aria sul cofano e sul fianco, ma anche con i nuovi gruppi ottici e la calandra lievemente arcuata. E finalmente un paraurti di dimensioni normali e ben integrato alla linea, rispetto all'enorme paracolpi della JK. Rivoluzione invece negli interni, con una netta svolta al vintage. L'abitacolo della JL, infatti, riprende le forme della fortunata serie CJ, ma ovviamente in chiave contemporanea. Arriva quindi l'efficace e collaudato sistema di infotainment e di gestore dei sistemi U-Connect di ultima generazione, insieme ad una più razionale disposizione dei comandi, che ora sono più coerenti con il posizionamento commerciale premium. Ma la cosa più importante per una Wrangler è la meccanica. E qui la grande rivoluzione è stata quella di rimanere ancorata alla tradizione. Rimane quindi il telaio a longheroni e traverse, ma alleggerito di oltre 90 kg. Rimangono le sospensioni ad assale rigido su entrambi gli assi, per la gioia dei puristi del fuoristrada impegnativo, ed è immutata l'architettura del sistema di trazione, fedele alla trazione posteriore con integrale inseribile e differenziali bloccabili, entrambi sulla versione Rubicon, che confermerà anche il sistema di sblocco della barra stabilizzatrice per aumentare l'escursione delle sospensioni nei twist. Anche per il cambio si ritorna alla possibilità di scegliere tra automatico e manuale, che ora è a 6 marce, mentre l'automatico è il moderno ed efficiente AT8 e per entrambe sono previste le ridotte. I cambiamenti più evidenti sono nell'elettronica, con l'arrivo del più recente sistema di gestione della trazione Select Terrain, specificamente studiato per le caratteristiche tecniche e per le maggiori potenzialità fuoristradistiche della Wrangler. Irrinunciabili anche i sistemi di ausilio alla guida e di sicurezza attiva già presenti con le altre Jeep alto di gamma. Completamente rivista anche la gamma dei motori. E se in patria la parte del leone la farà il poderoso Pentastar V6 da 3006 centimetri cubici, sarà interessante vedere l'accoglienza per il nuovo 2000 Turbo recentemente adottato dalle Alfa Romeo Giulia e Stelvio e che probabilmente sarà fin da subito disponibile in versione mild hybrid, ovvero con una unità elettrica in grado di aiutare il 4 cilindri ai bassi regimi,
cioè quando il potente 2000 turbo non esprime la coppia necessaria nelle condizioni più comuni nell'off-road. Per lo sbarco in Europa, ed in particolare in Italia, l'interesse ricadrà invece sul motore 3000 V6 diesel e con ogni probabilità anche con il 2002 che ora equipaggia la Cherokee. Quattro le versioni previste: Sport, Sport S, Rubicon e Sahara. Quest'ultima sarà prevista solo nelle versioni lunga a quattro porte Unlimited.